8 sconfitte in 22 partite, 7 sconfitte nel 2021. Siamo imbarazzanti, siamo disastrosi. Però intanto, prima di commentare quest'altro scempio, ma sarò veloce sicuramente analizzando la partita, voglio esprimere il mio dispiacere per, immenso dispiacere per Victor Osimhen, che ha avuto un colpo alla testa, è sbattuto sul campo, porca troia. E adesso è in ospedale, fortunatamente è cosciente e adesso faranno gli accertamenti. Quindi forza Victor, vai Victor, che ce la fai, forza. Purtroppo ha subito questo bruttissimo colpo. E dispiace, dispiace, speriamo bene, speriamo non sia nulla di grave veramente, perché sono stati attimi di paura durante la partita. Quindi dai Victor, spero che ti rimetti presto. Parliamo di questo scempio. Ormai vedete, ragazzi, non sono nemmeno più incazzato, soltanto deluso. Ormai questo Napoli, in molti tifosi del Napoli, ha trasmesso grande strafottenza, il che è grave, perché un tifoso vero, malato, che non si dispiace così troppo della sconfitta, che è una cosa grave. E voi mi avete fatto proprio passare la voglia. Stasera abbiamo preso altre 4 pene dell'Atalanta, strameritato. Ci hanno affossati, ci hanno dominati. E non c'è nulla da dire, ragazzi. Muriel è grandissimo calciatore, Zapata la stessa cosa. E siamo stati imbarazzanti. Noi continuiamo ancora con fiducia a Gattuso. Diamo fiducia a Gattuso, non devo, ragazzi, io ormai non ne voglio parlare pure più, che mi sono stancato definitivamente. Una squadra senza idee di gioco, non c'ha gioco, non c'ha niente, zero palle, diciamo sempre le stesse cose. Non mi va a dire sempre le stesse cose. Non ci sono idee. Bakayoko scandaloso, scusate, Elmas veramente stasera zero assoluto, troppa lentezza, la palla che la passiamo sempre dietro, siamo vergognosi, ragazzi, siamo vergognosi veramente. Meglio vedersi un film così bello, divertente, oppure un film di azione, che ce la creiamo e ci passare, veramente stiamo facendo una squadra di una squadra scandalosa, veramente, guidata da un allenatore che con tutto il rispetto, ma che c'ha rotto cazzo definitivamente, dai. Cioè fa dei cambi che non esistono né cielo né terra, niente facciamo, dai. Ma dai, è vero che siamo questi, ok, ma ometterà sto cazzo i ciuffi. Non è incapace di mettere un giocatore della primavera in campo. Non c'è niente da fare. Questo dimostra la sua mediocrità. La sua mediocrità. Intanto noi tifosi, lui si prende i soldi, i giocatori si prendono i soldi, noi tifosi piangiamo. Noi tifosi ormai siamo rassegnati. Siamo rassegnati e così nemmeno il quarto posto faremo. Dobbiamo stare attenti. Se facciamo ovviamente il settimo posto oppure il sesto posto, speriamo che Sassuolo e il Verona non ci superano, almeno sperando questo. Noi siamo più forti ovviamente del Sassuolo e del Verona, speriamo bene ovviamente, perché distano poco alla fine, non è che distano 20 punti, distano poco. Quarto posto, addio. Europa League, non ne parliamo. E quindi deve accadere un miracolo, deve soltanto venire quel giorno, cioè il 23 maggio, che la stagione del Napoli finisce definitivamente, così mandiamo a fanculo tutti, mandiamo a fanculo a Gattuso e facciamo una rivoluzione a livello tecnico, allenatore e dirigente, ma competente con i coglioni. E mandiamo via chi è a fine contratto, via, tra i quali Maximovic, che è un bidone di merda. Ragazzi, io vi saluto, sempre e solo Forza Napoli.
Ormai non c'è più nulla da incazzarsi. Siamo definitivamente vergognosi.